minuti a Riccardo Paletti di Varano per quello che sarà uno spettacolo adrenalinico, per quella che è la 300 Super Sport, per quello soprattutto che ci possono dare i nostri piloti a tra poco per la gara forse più bella, più competitiva dei Trofei Moto Estate. Tutto pronto a Riccardo Paletti, i nastri di partenza, il poleman e Mattia Sorrenti, 1-12-2 in prima fila, Chris White e Davide Bollani, si spiegano i semafori, via, partiti! Bollani con subito White, che si prende la prima posizione con la numero 77, ma Bollani Sorrenti, anzi rientra, si rimette in prima, Bollani terza, i primi tre sono belli sparpagliati, Taig in quarta posizione, Zannoni quinto, sesto Morri, subito l'attacco da parte di Chris White su Mattia Sorrenti. Lo ricordiamo che il giro di percorrenza sono 11, buonissime le condizioni climatiche, anche se vedete un po' di cielo scuro, ma tempo molto interessante, caldino, e una composizione, una batteria di piloti che si è andata già sciorinando, con un Sorrenti che prova ad andarsene via. Buone le percezioni, le sensazioni da parte di Mattia Sorrenti, che tra l'altro detiene la vittoria lo scorso anno di categoria, si appresta ad affrontare le ultime curve prima di andare a chiudere il primo giro, un giro che è chiaramente un giro di prova, ma che ci mostra già quelle che sono le velleità di tutti quanti i piloti che si presentano davanti a tutti, con Sorrenti davanti, Chris White che va ad affrontare l'ultima serpentina, quella che ci relega, che ci regala il primo giro che viene completato, e una disposizione che inizia a farsi interessante. Sorrenti va, White alle spalle e Bollani che inizia un po' ad allontanarsi, quindi si sta iniziando a creare un po' una discrepanza. Sorrenti che sta spingendo, sta spingendo fortissimo l'1-12-207 con il quale era riuscito a stampare la pole, molto interessante, e White che sta cercando di inseguirlo, si sta creando una piccola frastagliatura, si stanno creando praticamente quattro gruppi, il primo microgruppo dai primi due, poi Bollani ad aprire il secondo gruppo, il terzo gruppo fondamentalmente è un solitario, perché c'è da solo Zannoni che sta cercando in qualche maniera di trascinarsi, e poi con la numero 37 Cervioni che sta aprendo il quarto gruppo, ancora Sorrenti che va ad affrontare la curva larga, bene Sorrenti, eccoci qua, on board con Longo che sta cercando di inseguire, che si sta mettendo alle spalle di Cervioni, ancora Longo, tanto i piloti con Sorrenti che sta, è caduto Sorrenti, forse una folata di vento, è caduto Sorrenti, incredibile colpo di scena, cade Mattia Sorrenti quando si apre il terzo giro. Chris White davanti a tutti, Bollani, Taig e dietro Zannoni, il gruppone con Cervioni, con Aloisio che sta iniziando ad accapigliarsi per prendere la posizione. Che peccato, che peccato, Zannoni inizia a tallonare i piloti davanti a sé, ma incredibile, cade Mattia Sorrenti, una folata di vento ed effettivamente guardate, inizia a farsi sentire un po' il vento, e intanto Taig passa Bollani, si mette in seconda posizione, e adesso è complicata, e adesso è una gara complicata perché può succedere davvero di tutto. Inaspettata la caduta di Mattia Sorrenti che stava comandando benissimo, si era messo tutte le spalle, intanto Cervioni inizia a far fatica un po' come Aloisio, sopravanzati nella loro incombenza. Intanto andiamo on board con Giacomo Zannoni che sta cercando di rinvenire proprio su Davide Bollani. I due sono stati protagonisti lo scorso anno di una bellissima sfida su tutti quanti i circuiti insieme a Mattia Sorrenti, lo ricordiamo, l'anno scorso la 300 Super Sport si è decisa all'ultimo con la vittoria poi di Mattia Sorrenti. Quarto giro, White che inizia a scalare un solco, due secondi tra Setai e Bollani che cerca di aprire la gambetta, che cerca di stare alle spalle sia di Wright che di Taig Janse, ma non riesce in questo momento ad avere quella congruenza, e allora bisogna anche capire le gomme, la performance. Abbiamo parlato molto anche con Giacomo Zannoni prima della gara, prima delle qualifiche, si è detto fiducioso un po' come tutti quanti i piloti, anche perché è una pista molto veloce, scorrevole, ma è complicata.
È una pista complicata perché è molto tecnica e c'è bisogno di tantissima energia. Zannoni sta iniziando a perdere decisamente, perde almeno 5 decimi a giro e inizia ad avere un distacco pesante su Bollani. Chissà che non riesca a rinvenire, chissà che non riesca ad avvicinarsi. Longo intanto nel gruppone con Cervioni, con Aloisio, con Sala, con Virone, sta cercando di stare aggrappato in qualche maniera a quelle posizioni. Tanto imperversa la sfida, la lotta tra i vari piloti. Andiamo a vedere qualche bellissima immagine da parte di dei piloti che si stanno contendendo poi la vittoria. E allora andiamo proprio con Chris Wright, che ancora davanti guadagna ancora 3 decimi, guadagna 3 decimi su Ty Janse, che però sta guadagnando 5 decimi a giro su Bollani, e le distanze iniziano a farsi sentire, le discrepanze iniziano a farsi sentire, anche perché siamo quasi praticamente a metà gara, meglio degli 11 giri, se le stanno dando in santa ragione. 2350 metri di percorrenza. Zannoni, che a questo punto teme probabilmente di essere ripreso anche da Morri, che si sta avvicinando. Occhio ai tempi di Morri, perché Morri si sta comportando molto bene. Longo chiude quel gruppetto, quel gruppone di 5-6 piloti che sta inseguendo Zannoni, con Morri davanti, che però ha preso la via. E allora occhio a quello che succede. Zannoni insegue. Zannoni, noi siamo on board con lui, affronta tutte le varie gruppe. Qui intanto andiamo anche ad indugiare sui gruppi alle spalle, che stanno comunque dando battaglia, che si stanno comunque divertendo, perché poi fondamentalmente il MES è questo, divertimento. Iotti, l'abbiamo visto guidare un gruppone con Longo, che cerca di avvicinarsi a Virone in Co, Cervioni e tutti quanti gli altri, non ci riesce, si tallonano, ma non capisco quanto ne abbiano. Sorpassi e controsorpassi, quello era Sala, se non ho visto male, Wright, Tagliance, e qui Bollani. Occhio, Zannoni perde altri 5 decimi, altro girone da parte di Morri, che si sta avvicinando fortissimo a Zannoni, e tra un po' Zannoni lo sentirà alle spalle Morri, e lì potrebbero essere dolori. Morri sta veramente conducendo, il gruppone dietro è guidato da Aloisio, e alle spalle poi ci sono un po' tutti quanti gli altri. Virone, lo stavo vedendo, c'è Cervioni, a chiuderlo c'è Longo. Le telecamere stanno andando a indugiare la caduta, clamoroso, clamoroso, nella ghiaia ci va anche Chris Wright, e adesso a comandare il gruppo in maniera incredibile c'è Ty Janse, senza aver fatto chissà che cosa, senza aver strafatto, Ty Janse davanti a tutti, pazzesco quello al quale stiamo assistendo. Ty Janse dalla quarta posizione, 13.071 in qualifica, è riuscito, senza dover particolarmente compiere chissà quale sorpasso, a prendersi la vetta della classifica. Adesso la domanda è: Bollani che cosa fa? Prova a mettersi all'inseguimento di Ty Janse o si accontenta della seconda posizione? Iniziano ad essere un po' cristallizzate le posizioni, ma Zannoni, Morri, Morri ha preso Zannoni, altri 4 decimi mangiati nei primi 2 intertempi, che diventano 5 al terzo, e adesso Zannoni deve stare attentissimo. Chissà se riesce a mantenere la posizione, chissà se Morri si lancia all'inseguimento. Intanto dietro, bellissima la sfida, Aloisio, Cervioni e tutti quanti gli altri. Eccolo lì, Morri alle spalle di Zannoni, sta iniziando a studiarlo in tutti gli intertempi, più veloce di Zannoni. Qua addirittura va largo per chissà, per prendere poi la strada un po' più stretta, provare a sorpassare lo stesso Giacomo Zannoni. Non ci riesce ancora Morri, ma sicuramente il tentativo di sorpasso è rimandato. È lì che è scivolato in precedenza Chris Wright, è invece scivolato più avanti per una folata di vento il buon Sorrenti. Attenzione, perché adesso tra poco si sta avvicinando il tentativo di sorpasso da parte di Morri su Giacomo Zannoni. Longo assiste dietro, non riesce però ad avere quella performanza a tal punto da provare ad insidiare un sorpasso sui piloti che lo stanno precedendo. Andrea Longo qui si avvicina, a certi momenti sembra che si avvicini tantissimo per provare a sorpassare. Morri, Zannoni, Zannoni, Morri, sempre loro due si stanno giocando la terza piazza. Altro giro completato da Ty Janse, che fa uno sport diverso rispetto a Bollani e continua a guadagnare. Tra un po' si può anche mettere in modalità aereo, cioè aspetto, guardo e vedo che succede. Zannoni, Zannoni deve chiudere subito ad impatto la prima curva. Morri gli si va vicino, ma come trema, come scoda anche la gomma, le gomme, la moto di Ty Janse, che comunque riesce a tenere in maniera abbastanza tranquilla le spalle Bollani.
Bollani che si è messo in seconda. A questo punto, pensando anche alle gare dello scorso anno, Bollani può anche iniziare a fare un certo tipo di ragionamento e dire: sai che c'è, magari mi accontento, magari mi va bene così, magari me ne sto lì indugio, aspetto e me ne sto là sereno e tranquillo. Longo intanto inquadrato ancora con tutti quanti i piloti davanti. Morri, forse siamo arrivati al momento in cui Morri proverà a sferrare l'attacco finale, a meno che Morri non decida di aspettare, indurre all'errore Zannoni o provare a scavalcarlo. Forse c'eravamo, le telecamere hanno indugiato, però in questo caso andando anche a inquadrare Aloisio, sale Cervioni, Zannoni ancora davanti, Zannoni col motone riesce a stare davanti a Morri, chissà per quanto tempo, chissà che Morri non provi prima o poi ad andarsene via. Intanto andiamo anche un po' con le immagini nelle retrovie, con i piloti che si sono un po', sono un po' più attardati, alle spalle abbiamo visto Pirelli passare, ne abbiamo visti un paio e ancora quei due lì che stanno veramente facendo una sfida nella sfida, Morri e Zannoni. Pirelli intanto mi sembra che abbia dei problemi e inquadrato anche inquadrati anche altri piloti che stanno passando via l'MLM. Morri ha passato Zannoni, eccolo qui il sorpasso, l'abbiamo visto, era veramente nell'aria, era caldo, era mirino Zannoni e Morri lo ha passato quando mancano un paio di giri alla fine. Con calma Taigianse sta amministrando, con calma Bollani sta amministrando. Adesso la domanda è: Zannoni proverà a rifilare di nuovo un tentativo di sorpasso a Morri o non ne ha? Chissà che ne abbia. Alle spalle con la numero 4 intanto Aloisio sta cercando di difendersi un po' come Longo che sta cercando di attaccare il Cervioni per prendersi una posizione importante di tutto rispetto nella classifica. Zannoni si è rifrancobollato a Morri, chissà che non provi a rendergli pan per focaccia. Morri sembrava averne davvero di più, è sembrato in generale averne di più da quando si è avvicinato tantissimo. Mentre ci avviciniamo all'ultimo giro, siamo vicinissimi ai titoli di coda, lo ribadisco, Mattia Sorrenti caduto al secondo giro, colpa di una folata di vento che lo ha fatto sbandare. Purtroppo Sorrenti non è riuscito a condurre la gara, o meglio, se non altro, a provare a stare con quelli davanti. Il punto è che Chris Wright, che lo aveva sopravanzato non per meriti particolari ma perché è riuscito a tenersi su in piedi, è caduto in susseguente a Sorrenti, mentre dietro indugiano nella sfida Virone e Aloisio, con Virone che ha sorpassato tutta quanta la compagnia cantante. È qui che è caduto in precedenza Chris Wright. E guardate l'attenzione e la meticolosità che ci sta mettendo Taigianse per rimanere in piedi, per cercare di arrivare alla vittoria finale. Con Bollani che forse si è accontentato, ha mollato di schianto la seconda posizione, gli va benissimo. Zannoni che quasi quasi sembra che cada, riesce a stare in piedi, sta cercando in tutte le maniere di sferrare un ultimo attacco a Morri. Vediamo qui, arriva vicinissimo ma non arriva a largo. Intanto si è fermato qualcuno, non riesco a capire con l'ausilio delle immagini di chi si tratti, ma i piloti ormai stanno passando tutti quanti, è un doppiato sicuramente. Ci stiamo avvicinando alla fine della gara, una gara che non ha prodotto chissà quali sussulti davanti, complici, lo ripeto, lo ribadisco, quello che è successo in precedenza. Intanto qui le telecamere vanno un po' ad indugiare su Riccardo Clementi, che è uno dei piloti doppiati, tra un po' verrà forse doppiato proprio da Taigianse. Alle spalle Bollani, passa Morri con Zannoni e questa è la sfida più calda. Forse alle spalle c'è anche Virone Aloisio, senza il forse, lo leviamo il forse, perché qua Zannoni prova ad entrare interno, non ci riesce, e allora il tentativo di sorpasso è rimandato. Ce l'hanno detto i piloti, facciamo fatica, si fa fatica a sorpassare su questo circuito, è molto complicato, non è così semplice. Le condizioni atmosferiche hanno aiutato a vedere una tipologia di gara molto interessante, ma pochissima, non tantissima spettacolarità. Abbiamo visto il sorpasso prima di Morri su Zannoni. Zannoni ci sta provando in tutte le maniere a riprendersi la terza posizione, a prendersi un posto che è importante, però Zannoni, se si fa qualche conto, dice forse mi conviene restare anche lì, perché sono punti fondamentali, punti che pesano. Complice lo zero di Sorrenti, sventola la bandiera a scacchi, vince Super Taigianse con alle spalle Davide Bollani, che deve essere soddisfatto e fiero della sua posizione. Terzo arriva Morri che si gira, quarto Zannoni, dietro Virone riesce a spuntarlo su Aloisio. In generale
vince la 300 Super Sport con un colpo di classe. Ty Janse mettendo alle spalle Davide Bollani, terzo nella sfida con Zanoni. Arriva Lorenzo Morri, caduti Sorrenti e Chris Wright, i due principali protagonisti della competizione, cadono al secondo e all'ottavo giro. Purtroppo per loro complicano maledettamente il loro cammino in questo Tour de France d'estate. Vince Ty Janse, secondo Bollani, terzo Lorenzo Morri.